Bellissimi ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Vegeta ed oggi do inizio una nuova serie su Borderlands 2. Come potete vedere dallo sfondo, inizio una nuova serie su Borderlands 2 per il The Soul Fond. Il video precedente era di Dark su Tomb Raider, credo, se i pianeti dovrebbero andare giusti. Vabbè, noi iniziamo questa nuova serie, nuova partita. Così vuoi un'altra storia, eh? Una... Non capisco perché qua lagga, raga. A sto punto mi lagga fisso. Allora. Ok. Aspettate. Te la racconto comunque. Prima cosa, c'era la cripta. Una prigione aliena da aprire con una chiave mistica. Ai guerrieri che l'aprirono, la cripta non concesse che tentacoli e delusione. Che non la capì. Scomparvero nel deserto, sicuri che la cripta non contenesse alcun tesoro. Non guardate si sbagliavano. I sottotitoli con la voce. Innescò la creazione di Iridium, un preziosissimo elemento alieno che ben presto emerse su tutto Pandora. La sua comparsa attrasse molti, tra cui la Hyperion Corporation. Arrivò su Pandora per estrarre l'Iridium e per portare l'ordine su questo selvaggio pianeta. Grazie agli scavi, l'Hyperion scoprì le tracce di una cripta ancora più grande. Il suo capo giurò che l'avrebbe trovata e che avrebbe usato il suo potere per civilizzare il pianeta una volta per tutte. Ma l'Hyperion non era l'unica a cercare il potere alieno della nuova cripta. È difficile resistere al richiamo del pericolo o del bottino. Guerrieri arrivarono su Pandora a frotte per scoprirne i segreti. Alcuni li chiamano avventurieri, altri ecco, questo non è messo a noi. Ma io preferisco chiamarli cacciatori della cripta. La nostra storia inizia con loro e con un uomo di nome Jake il Bello. No, Jack, non Jake. Ok. Ok, qua cos'è? Ciao amico, tutto bene? Mico? Il maschio fa saltare? No! Oh merda, poretto dai! Ma hai legato? Sì. The fuck? Ma questo è Psycho! Il grande Psycho, raga! Boom! Un testronzo! Merda. Che brutta fine. Q-cap. Quello è... Non è quello che... No, no, questo fa una brutta fine, eccolo. Cazzo vale, oh. Ah, ok. Minchia, figo. Boom. Sai che se tutti i si sono buggati. Corri stronzo. Mini torretta. Ecco io. Questo è Axton. Boom. Questa è porca. Ma che si chiama questa? Minchia. Salvador. Io sono indeciso tra lui, che è bellissimo, cioè, a me piace un botto,
Invisible. What the? Lui è il numero 0, sì, lui è 0, 0, come cazzo si chiama? And 0, 0. Minchia. Scusate per i sottotitoli che sono buggati, ma non so cosa è successo. Comunque dal prossimo episodio si andrà tutto in regola. Boom, morti. Ok, allora, Maya. Ah, Maya si chiama. Questo devo ancora in un posto, allora. Abbiamo Axton. Beh, nome, vabbè. Testa. Ragazzi, chi scegliamo? Io sono indeciso tra scegliere tra questi tre, tra Axton, Zero e, Salvador. Uè, Salvador. Perché? Oddio che schifo, mamma mia. Calvo, non ci credo. No, no, rimettete come prima che è proprio brutto. Ok, lui. So. Perché io non l'avevo fatto da solo in singolo, ho preso lui. Adesso raga, prendiamo Zero. Oppure Salvatore, quello che spacca tutto. Salvatore. Salvatore. Dai raga, prendiamo Salvatore. Vai, allora. Il testo va bene quello, i vestiti. Ho capito, piccolo smerdato. Raga, direi di... Tanto qua cambia solo il colore, no? Direi di lasciarlo normale. Che è molto più figa. Ok, raga, prendiamo... Anche se questo mi tenta, raga. No, raga, prendiamo Salvatore, dai, Salvatore. Perché è bella la testa bianca? Io non avevo i capelli bianchi. Ok. Dai, prendiamo Salvatore! Oppure Zero. Ma raga, vediamo però i vestiti. Oppure Maya, tu sei brutto. Troio. Vabbè, poverino. Dai raga, prendiamo Zero, non ho mai preso. No, Salvatore, voglio Salvatore. Ok. Mister Vico Salvatore. Bene, un altro cacciatore della cripta morto. C'è che si è dato da fare. Ecco, vedete, adesso sono sbugati i sottotitoli meglio. Lui ragazzi è Claptrap, se non sbaglio il nome. Aspetta un attimo, non sei morto. Sì, ora potrò andarmene dal ghiacciaio. Claptrap, sembra che la tua fortuna sia cambiata. Permettimi di presentarmi, sono un robot steward CL4PTP. Ma gli amici mi chiamano Claptrap. O lo farebbero se fossero ancora vivi. O esistessero, tanto per cominciare. Oh, ho qualcosa per te. Ecco, prendi questo comunicatore Echo che non ho certo preso da uno dei cadaveri. È dotato di un'interfaccia di classe 12, con tanto di minimappa. Ma adesso vieni, vieni. Vediamo di portarti al coperto. Che spettacolo! Ora che ho incontrato un cacciatore della cripta, potrò unirmi alla resistenza Sanctuary, vendicarmi di Jack per aver distrutto tutti i miei simili e riparare il mio processore, così smetterò di pensare a voce alta. Un bottino di... Mi stai incazzando, raga. Presto ti spiegherò tutto. Questa è Maya, no? Sei vivo per un motivo e io sono qui per aiutarti. Muoviti.
Non so che cosa c'è di robot. Ora. Labora sboreale. Ma c'è un mondo, non so che cazzo sia. Oh, madonna, che cazzo fai? La tua capacità di camminare per brevi distanze senza morire sarà la rovina di Jekyll Bello. No, fa lo spiritoso. No, se potessi via. Me la faccio. Madonna. Solo un po' di sicurezza extra. Bisogna tenere lontani quei bulimong o ti caveranno gli occhi. Tu non c'hai gli occhi. Cazzo te frega. Carino, lo stai perdendo. Craptor, please. Scusa per il casino, ma Jack scarica qui tutto quello che uccide. Banditi, cacciatori della cripta. Qualcuno è scoraggiato. Se ti sembro contento è solo perché i programmatori mi hanno dato questo tono di voce. Sono piuttosto depresso, però. Sai, le creature qui attorno sono pericolose, ma nessuna più del Bullymong Knuckle Dragger. Ha ucciso tutti quelli che conosco. Comunque, in quell'armadietto tengo una pistola per le emergenze. Ma qui vale. Oh. Assicuro? Non se lo mangiano. No, stupido. Qua. Ok, peso sotto, dovrei aver peso. Adesso? No. Una volta, quattro cacciatori della cripta cambiarono Pandora per sempre. Ma il loro tempo è passato. Grazie a Jack il Bello serve un nuovo eroe. So che quello sei tu. A parte il dolore atroce, è fantastico! Aspettavo solo che un possente cacciatore della cripta mi aiutasse a raggiungere Sanctuary. Io sarò il saggio capo e tu, l'impavido tirapiedi! Oh! Che ragazzi, dovrebbe avermi salvato? Cazzo vai. Ok. Io stoppo qui perché dopo il video si fa troppo lungo se continuo questa missione. La prossima missione la continuo nel prossimo episodio dove dovremmo prendere l'occhio di Claptrap. Niente che dire ragazzi, per questo video è tutto, iscrivetevi al canale di The Soul Fond. Io sono Vegeta. E niente, mi piace, mettete un mi piace, commentate e iscrivetevi. Ciao a tutti al prossimo video. Bella.